Buonasera Duc e benvenuti a una nuova scontrada del progetto Gioia in Anticrisa, progetto di Pian di Gioia della Risola, che stasera risonde di Damenci Economics per la firma Sneves Metude Sud alla Femmines e dai Gioia, con Mauro De Mozzi, direttore Ufficio Servizi alle Imprese ed Internazionalizzazione, de APIAE, Agenzia Provinciale per l'Incentivazione delle Attività Economiche. Da Sema, sonte il fondo dell'argomento Incontri di Damenci per la Piccola Firmes, con partecipazione di Mauranza, della Femmines o di Join, sotto i 35 anni. Metude su o taute su, danno più che 24 mesi, da canche ben portadan la domana. Sostanzialmente la PIAE, l'Agenzia Provinciale per l'Incentivazione delle Attività Economiche, faccio una debita premessa, è una struttura che è sorta nel 2009. È una struttura che, nella quale confluiscono tutti gli interventi agevolativi a favore di vari settori economici, a favore sempre delle imprese, con esclusione comunque del settore agricolo. Quindi dal 2009 esiste questo organismo unico che si occupa appunto di incentivare le imprese trentine e accorpando le competenze dei vari servizi che prima gestivano separatamente appunto gli interventi agevolativi con criteri differenti. L'obiettivo era quello di uniformare anche gli incentivi economici nei confronti i criteri di intervento nei confronti appunto delle imprese trentine. L'agenzia provinciale si occupa soltanto di incentivazione, quindi è bene arrivare eventualmente accedere all'agenzia provinciale nel momento in cui l'idea imprenditoriale è definita, nel senso che c'è un business plan, un piano strategico, un'idea imprenditoriale ben consolidata, ben delineata, sulla quale poter valutare quali sono gli strumenti di intervento. Per cui questo per dire che attorno all'impresa, possiamo considerare insomma l'impresa come un'isola, attorno all'impresa esistono è una sorta di arcipelago, esistono altri organismi a supporto appunto del soggetto imprenditoriale. Abbiamo l'impresa e attorno ci sono questi organismi di tipo che forniscono servizi al di là della mera incentivazione, servizi di altro genere, di orientamento, di formazione, di accesso al credito. Per esemplificare, i Confidi, enti di garanzia fidi, garantiscono appunto un supporto consulenziale per facilitare l'accesso al credito, per facilitare l'abbattimento ad esempio dei costi applicati dagli istituti di credito nei confronti delle imprese. I centri di assistenza tecnica che si trovano all'interno delle associazioni di categoria a loro volta forniscono ulteriori interventi assistenziali, formativi e di orientamento nei confronti delle imprese. L'Agenzia del Lavoro a sua volta appunto fornisce dei supporti consulenziali formativi eccetera eccetera per arrivare anche al Trentino Sviluppo nonché ad APIAE. APIAE rappresenta sostanzialmente un soggetto finanziatore. Trentino Sviluppo è un organismo, una società privata, in questo caso però controllata dalla provincia, un organismo che fa animazione territoriale e quindi nell'ambito delle sue attività insomma, fa formazione, animazione, tutoraggio e anche finanziamento di imprese, però soprattutto imprese appartenenti a diverse categorie quali le imprese innovative e le imprese del Innovation and Communication Technology, cioè quello che riguarda le imprese appunto sulle telecomunicazioni o le imprese che si occupano di ricerca. E all'interno appunto delle varie competenze di Trentino Sviluppo c'è anche l'attività di animazione che rappresenta questo un supporto per i soggetti che intendono costituire un'impresa. Infatti l'animazione dovrebbe rispondere a queste domande nel caso in cui una persona è interessata a costituire un'impresa. E il Trentino Sviluppo fornisce una consulenza, un orientamento per delineare un piano strategico, per definire insomma quelle che sono le esigenze finanziarie dell'iniziativa che intende realizzare appunto il soggetto, che può essere, torno a ripetere, disoccupato
o anche già lavoratore, insomma. APA appunto interviene con questi sei uffici, cito fra i sei uffici anche l'ufficio incentivi economici per investimenti fissi e l'ufficio ricerca e finanza, perché un'impresa potrebbe abbisognare appunto di sostegni finanziari ulteriori rispetto a quelli che riguardano specificamente le imprese femminili e giovanili. Al momento, per conto mio, è molto valido accedere appunto a questo sito delle politiche giovanili, perché all'interno di questo sito c'è una carrellata di tutti gli interventi, sia contributivi ma anche consulenziali, forniti da vari organismi dell'amministrazione provinciale e anche di altri enti. È bene sapere che la medesima impresa femminile giovanile che beneficia di interventi specifici può ottenere anche altre contribuzioni, altre agevolazioni sul fronte degli investimenti fissi, sul fronte delle garanzie, tramite gli enti garanzie, nell'ambito della ricerca se è una iniziativa di giovani particolarmente innovativa, tramite contributi appunto a favore dei ricercatori, sia interni che esterni, o contributi per l'assunzione di ricercatori, o investimenti di natura ambientale, eccetera, eccetera. Tanto per citare anche l'aspetto dell'export, molte volte un'impresa nuova può anche dedicarsi all'internazionalizzazione, al settore della internazionalizzazione, o ha bisogno insomma di poter commercializzare con l'estero. Sappiate che esistono interventi specifici anche per l'esportazione di attività imprenditoriale di un'impresa trentina. Sostanzialmente nei confronti delle imprese femminili e giovanili possiamo in via prioritaria attivare queste tre tipologie di incentivazione, o meglio, ci sono degli incentivi specifici per l'imprenditoria femminile e giovanile. Poi ci sono incentivi che riguardano gli investimenti fissi, perché di solito nel momento in cui si avvia una nuova realtà imprenditoriale l'impresa necessita anche di una strutturazione e di conseguenza c'è la necessità di poter ottenere anche un'agevolazione sul fronte dell'investimento. In questo caso è investimento materiale. Sappiate che ci sono anche finanziamenti per investimenti immateriali, tipo consulenze, però questa parte relativa all'investimento immateriale rientra nell'ambito sempre della misura prevista per l'imprenditoria femminile e giovanile. Accenno infine al passaggio generazionale solo perché c'è a sua volta, anche per quanto riguarda appunto questa tipologia di iniziative, un'apposita misura di intervento. Perché nella realtà come la vostra, Val di Fassa, ma anche in realtà similari, talvolta l'iniziativa è riconducibile a un passaggio di realtà, un subentro del giovane nell'impresa del padre, in buona sostanza. Con la modifica apportata nel 2012 dalla legge provinciale 12-2011, a questo punto esiste un'unica legge provinciale di incentivazione nei confronti delle imprese trentine. Questo, ribadisco, riguarda imprese, questo intervento riguarda imprese di tutti i settori tranne l'agricoltura, come dicevo inizialmente. Si parla di imprese neocostituite da non più di 24 mesi alla data della domanda, quindi o neocostituite o rilevate. Per rilevate si intende l'acquisizione della maggioranza del capitale sociale dell'impresa da parte sempre di giovani e o di donne. Questa maggioranza nel capitale sociale deve esserci anche nell'ambito dell'organo amministrativo, qualora si tratti di società. Allora, è sotto problema in fase di avvio nel 2012 del fatto che la normativa parla di maggioranza nell'organo amministrativo. Quindi, nel caso di imprenditoria femminile individuale non c'è nessun problema. Nel caso invece di società di persone, perché come sapete ci sono le società di persone e le società di capitali, nel caso di società di persone non esiste di per sé un organo amministrativo. Quindi la norma direbbe maggioranza dell'organo amministrativo, ma dato che
nelle società di persone non esiste, allora tramite un'interpretazione applicata alla normativa abbiamo dovuto chiedere, insomma, che tutti i soci avessero i requisiti di genere o di età. Altrimenti, nel caso delle società di persone, torno a ripetere, abbiamo dovuto escludere quegli amministratori che non hanno questi requisiti. Altro requisito di iscrizione in Camera di Commercio, perché per noi è fondamentale, è un elemento basilare, il fatto che il soggetto nel momento in cui presenta domanda sia iscritto in Camera di Commercio. Non è necessario che sia attivo, l'importante è che sia iscritto. Giovani significa fino al compimento del 35° anno alla data di costituzione d'impresa o di rilevamento. Quindi al giorno del compleanno, se quel giorno viene costituita l'impresa, l'impresa ha diritto appunto ad accedere a questi benefici. Piccole imprese, sempre si parla, non costituite da non più di 24 mesi. Ci sono state introdotte delle esclusioni che riguardano specificamente le imprese che avviano attività con affitto d'azienda, le imprese non autonome, è un concetto dettato dall'Unione Europea. L'impresa non autonoma è quell'impresa che ha al suo interno nel capitale sociale una partecipazione di altre società maggiore del 25%. Finora non è mai successo, francamente, perché tutte le imprese neocostituite non avevano nell'ambito del capitale sociale imprese associate in questo caso. E non c'era l'influenza, insomma, di altre imprese che detenevano questa quota di capitale sociale. E è stata tolta anche la possibilità di finanziare imprese che nate a seguito di conferimento o rilevamento di imprese che già avevano i requisiti di età o di genere. E in questo modo, in sostanza, si è limitato, insomma, l'intervento a quelle imprese effettivamente neocostituite. L'impresa in sede di domanda deve fare una sorta di budget, di definizione, insomma, di queste spese, stimata, più o meno stimata, in modo tale che sia anche attendibile, perché non è possibile integrare la domanda è unica, lo vedremo dopo, e di conseguenza l'impresa nel momento in cui è interessata a questa agevolazione deve fare una stima attendibile su quelli che sono i costi di avvio, da intendersi spese di costituzione, spese legali, amministrative e consulenziali, e oneri finanziari, interessi bancari per la precisione su 5 anni, affitti di impianti per ricatture su 5 anni, utenze, acqua, luce e riscaldamento su 5 anni e contributi previdenziali per collaboratori familiari. In effetti questo è uno strumento agevolativo che riguarda soprattutto le imprese familiari, però è aperto ovviamente a qualsiasi altra impresa. Questa è una norma provinciale che deriva da una disciplina, da una disposizione europea che tendeva a favorire l'avvio di imprese femminili. E l'Unione Europea aveva come obiettivo, insomma, favorire la creazione di imprese familiari. Ecco, c'è un limite per quanto riguarda gli interessi bancari, ovviamente gli interessi bancari agevolabili sono quelli di breve termine, nel senso i primi 5 anni, per mutui o finanziamenti non superiori a 50.000 euro. Unitamente a queste spese, come dicevo prima, c'è la possibilità di ammettere a finanziamento anche investimenti materiali, servizi consulenziali volti a favorire appunto l'avvio dell'attività, servizi di prima assistenza, piani strategici, consulenze, insomma, che tutte quelle consulenze, anche di formazione pre-imprenditoriale, di tutoraggio, che possono servire per avviare un'attività imprenditoriale e consentire l'acquisizione di quelle competenze utili per, appunto, per far decollare l'iniziativa. Ecco, la domanda è composita, nel senso che visto che si può ammettere a finanziamento imprese non costituite da non più di 24 mesi, in domanda sono ammesse a finanziamento sia spese già sostenute prima della data della domanda, nell'arco dei 12 mesi precedenti, sia spese preventivate nei successivi 4 anni. Allora, l'impresa femminile e giovanile che ha sia requisito di genere che di età ottiene il massimo della contribuzione, 50%, su 5 anni.
Lì c'è la precisazione del regime de minimis. Sappiate che insomma l'Unione Europea consente due regimi di intervento, perché di per sé gli incentivi non sono ammessi da parte dell'Unione Europea, tranne nel momento in cui rientrano in questi due regimi. Il regime dei minimis prevede una soglia massima contributiva di 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi, per cui siamo abbondantemente al di sotto con questi criteri. Mentre l'altro regime del regolamento 800, gli aiuti di Stato ordinari, insomma, prevedono delle percentuali di contribuzione del 20% delle spese ammesse per piccole imprese. Qua il legislatore provinciale ha adottato una soglia più alta, il 50%, quindi ha dovuto applicare il regime, l'altro regime, insomma, dei minimis previsto dall'Unione Europea. Modalità di erogazione prevede due momenti, cioè una volta che la domanda viene presentata al Confidi, come spiegherò dopo, perché la domanda va presentata al Confidi, non all'Agenzia Provinciale per l'incentivazione delle attività economiche, e il Confidi di per sé impegna una sessantina di giorni per istruire la pratica. Una volta terminato il procedimento, l'impresa può chiedere un'anticipazione sul contributo concesso del 50%, a fronte di del rilascio però di una garanzia. Può essere una garanzia, una fiduciaria bancaria, come una garanzia rilasciata dal Confidi, dall'ente di garanzia. E il saldo del contributo avviene al termine del quinquennio. In Trentino ci sono tre enti di garanzia. C'è l'ente di garanzia per il settore della cooperazione, c'è un ente di garanzia per l'artigianato, cooperativa artigiana di garanzia, e poi per gli altri settori economici, dall'industria al commercio al turismo, nonché impianti fune, c'è Confidi impresa. Quindi la domanda va indirizzata a questi tre enti di garanzia a seconda del settore economico dell'impresa, compilando i moduli online, dopodiché si possono firmarli, per scansionarli allegandoli alla PEC, alla posta elettronica certificata, e inviare il tutto al Confidi. Poi ci sono una serie di obblighi, ovviamente per poter mantenere insomma l'intervento agevolativo. È ovvio che se l'intervento agevolativo si distribuisce su 5 anni, l'impresa deve mantenere l'attività per 5 anni, mantenere anche i rapporti di maggioranza sia nell'organo amministrativo che nell'ambito del capitale sociale per 5 anni, e non può affittare a soggetti terzi, ad altre imprese, insomma. Molte volte le imprese neocostituite abbisognano di sostegni finanziari anche per strutturarsi, come dicevo all'inizio. Quindi non solo l'imprenditore familiare giovanile può beneficiare di interventi agevolativi per le spese di costruzione e per il funzionamento nell'arco di 5 anni che abbiamo visto prima, ma le medesime imprese possono fare domanda di contributo anche per l'acquisto di beni mobili, anche beni immobili a determinate condizioni, ma soprattutto beni mobili, attrezzature, macchinari, impianti, per poter strutturarsi e avviare la nuova attività. Anche qui c'è una domanda che viene fatta dopo il sostenimento della spesa, riguarda comunque imprese neocostituite, ovviamente, e operanti sul territorio provinciale, ecco, che rientrano nell'ambito di determinati codici di attività. In questo caso c'è un ulteriore elemento che deve essere valutato. Mentre per beneficiare dei contributi per imprenditoria femminile non c'è questo vincolo, nel caso invece del contributo per investimenti fissi occorre che l'impresa rientri in determinate tabelle di attività previste appunto dalla giunta provinciale, e comunque deve essere un'impresa iscritta in Camera di Commercio e deve essere legale o unità operativa in provincia. Ho visto che per i comuni con meno di 1.000 abitanti le percentuali sono differenti. Se manca uno dei due requisiti, la percentuale di intervento dipende dal numero di abitanti del comune in cui sede l'impresa. Allora, non so, Vigo di Fassa immagino che superi 1.000 abitanti, anche Pozzo di Fassa. Soraga, non lo so, ecco, cioè, temo che in Val di Fassa non ci sia un comune con meno di 1.000 abitanti. Qua si tratta insomma di una misura di intervento per
realtà insomma marginali periferiche, tipo Salon Miss, si potrebbe dire insomma. Dopo aver fatto tutte le carte, quanto tempo passa per ricevere i contributi? La domanda va inoltrata all'ente di garanzia e tramite PEC, posta elettronica certificata dell'impresa. Preciso che si potrebbe anche inviare la domanda tramite un consulente, quindi l'impresa non necessariamente deve fare tutta la procedura da sola, potrebbe anche appoggiarsi a un consulente e inviare la posta elettronica tramite appunto la posta elettronica del consulente. Basta predisporre un atto di delega. Comunque, una volta presentata la domanda telematica, l'ente di garanzia ha tempo 60 giorni, cioè il termine dell'istruttoria previsto dai criteri è 60 giorni in via ordinaria. E bisogna vedere se tutta la documentazione è a posto, ovviamente, perché l'ente di garanzia in fase di istruttoria potrebbe chiedere ulteriori elementi di valutazione e quindi quella richiesta sospende i termini del procedimento fin tanto che l'impresa non risponde. Quindi una volta comunque terminata la procedura istruttoria c'è la concessione, l'ente di garanzia comunica tramite sempre posta elettronica certificata all'impresa l'avvenuto accoglimento della domanda e a quel punto per ottenere l'erogazione, i liquidi, occorre presentare la garanzia, una fiduciaria bancaria oppure una garanzia prima richiesta rilasciata sempre dall'ente di garanzia oppure aspettare 5 anni e ottenere la liquidazione del 50% o di quelle percentuali di contribuzione a fronte della spesa effettivamente sostenuta. Ecco, può succedere che rispetto a al contributo concesso sulla base di una previsione di spesa il contributo effettivamente erogabile sia diverso perché si tiene conto dell'effettiva spesa spesa documentata da fatture, documenti equivalenti, documenti fiscali e quindi può succedere che appunto, il contributo al termine del quinquennio sia inferiore, non sicuramente superiore perché non è possibile ottenere una integrazione della contribuzione. Perché bisogna avviare una fideiussione per ottenere il contributo? Ma tutti i contributi provinciali in generale vengono erogati, liquidati una volta che l'impresa, ma anche altri contributi francamente, una volta che il soggetto beneficiario dimostra l'avvenuto sostenimento della spesa. Infatti si tratta di contributi a fronte di spesa. Quindi nel caso in cui invece l'impresa voglia ottenere un'anticipazione, ci vuole la provincia si garantisce. Questo in termini generali, perché un'anticipazione di fondi, di risorse, a fronte però di spese non ancora sostenute. Quindi se la provincia finanzia determinate spese, se l'impresa appunto vuole in anticipo queste risorse, la provincia si garantisce con una fiduciaria bancaria o una garanzia prima richiesta, in modo tale che qualora quella spesa non venga sostenuta, possa la provincia chiedere la restituzione, la risoluzione dell'anticipazione e se l'impresa non ha le disponibilità per restituire il contributo si avvarrà insomma della fiduciaria bancaria. Devo il paio a Duc di essere stato con noi in cieca stasera. Ricordi che la settimana che viene si risonerà del Fondo Sociale Europeo per i Sogni, opportunità di orientamento, formazione e informazione.